Ancora grave l'accoltellato, sono ancora gravi le condizioni del 35enne accoltellato in pineta a Viareggio nella notte tra martedì e mercoledì. Indagini serrate dei carabinieri nell'ambiente dello spaccio di droga. Marcucci, torno a fare l'imprenditore. Con l'inizio della nuova legislatura l'ex senatore PD chiude la militanza parlamentare durata 14 anni. Comics, iniziato il conto alla rovescia, fermento nelle piazze del centro per l'allestimento dei padiglioni della manifestazione. Torna quello gigantesco del Campo Balilla che non si vedeva dall'edizione 2019. Per lo sport, es Capezzano Show al settembre lucchese, la società versiliese vince a Porcari le finali della categoria giovanissimi e allievi nell'atto conclusivo della bella manifestazione riservata al calcio giovanile. Talenti sul ring, il futuro è adesso, la pugilistica lucchese punta sui giovani. Alcuni paiono in grado di regalare belle soddisfazioni, ma ci sono anche più esperti come il capitano Pippo Rimanti. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, apertura dedicata dunque alla cronaca perché continuano incessanti le ricerche dell'autore dell'accoltellamento che portato in pineta a Viareggio a gravi condizioni per un uomo di 35 anni. I carabinieri della compagnia di Viareggio stanno procedendo con le indagini dopo i due episodi di martedì notte che si sono verificati a distanza di poco l'uno dall'altro nei pressi della pineta di Ponente. Entrambi i feriti sono di nazionalità marocchina, però i carabinieri non hanno al momento conferme che l'accoltellamento avvenuto verso le una, il ferimento alla testa e al sopracciglio con i vetri di una bottiglia intorno alle 1:20 possono avere un collegamento fra loro. Il 35enne accoltellato all'addome e al petto si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Versilia. I carabinieri stanno cercando di capire quali siano stati i motivi che hanno portato al ferimento di questi due cittadini marocchini, se ci possa essere questione riguardante lo spaccio di sostanze stupefacenti, visto che la zona dove sono avvenuti i due episodi è nota per la presenza di spacciatori. Le indagini intanto proseguono da parte dei militari. I commercianti e residenti del posto sono però preoccupati per quanto avvenuto e chiedono l'installazione delle telecamere e maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Veniamo adesso all'andamento del contagio. Secondo il bollettino regionale, nuovi contagiati in Regione Toscana sono 2.675 con un tasso di positività che scende al 17,5%. I ricoveri sono 466, 21 in terapia intensiva. Ci sono stati 4 decessi. In provincia di Lucca i nuovi contagiati sono 342. Passiamo alla politica perché l'ex senatore PD Andrea Marcucci ha dichiarato che tornerà a fare l'imprenditore, seppure la politica rimane una grande passione. Torno a fare l'imprenditore, ma la mia passione per la politica rimane. Così Andrea Marcucci, nel giorno dell'inizio della nuova legislatura, chiude una militanza parlamentare di 14 anni. Sulle elezioni che hanno visto sconfitto lui e il suo partito non ha dubbi. Il PD ha perso perché non è riuscito a stringere alleanze di largo respiro e perché gli elettori hanno voluto premiare chi è stato all'opposizione. Siccome sono uno che crede nella democrazia, io reputo che questo risultato vada assolutamente rispettato. E gli elettori sono quelli che hanno sempre ragione. E gli elettori hanno fatto una scelta precisa. Ora sta all'onorevole Meloni e ai suoi alleati governare e anche portare avanti le tante promesse che hanno fatto in campagna elettorale. Sul futuro del PD in un ipotetico ballottaggio per la segreteria tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, Marcucci ha le idee chiare. No, io un partito dove Elly Schlein dovesse diventare segretario non mi ci troverei, non sarebbe il mio partito democratico, pensiamo all'opposto su quasi tutto. Bonaccini lo considero un ottimo presidente della regione, lo conosco bene. Quando la politica di centrosinistra, che è attenta alle fasce più deboli del paese, riesce a dare delle risposte e coniugarle su un modello di sviluppo tecnologico, industriale, compatibile con l'ambiente, quello sì, si realizza quello che è l'obiettivo del PD. Ecco, io credo che Bonaccini in Emilia Romagna
l'abbia realizzato. E per quanto riguarda il suo futuro in politica, Marcucci si prende una pausa di riflessione. Ho delle aziende alle quali torno volentieri e delle quali mi occuperò insieme ai miei fratelli. Ho, diciamo, tante questioni che ho tralasciato o ho messo in secondo piano in questi 17 anni. Dopodiché la politica è una passione. Insomma, torna a fare l'imprenditore. Dopodiché la politica è una passione. La politica mi piace, mi diverte, o da cittadino semplice, o da iscritto di un partito, o da classe dirigente, sicuramente avrà sempre una parte della mia attenzione delle mie, e dei miei interessi, ecco, questo senza dubbio. Però non ho assolutamente ancora riflettuto su quello che farò. Veniamo adesso all'appello lanciato dal sindaco di Porcari Fornaciari per quanto riguarda le ordinanze per l'abbattimento delle polveri sottili che partono in genere d'inverno, l'appello di Fornaciari alla regione per quanto riguarda i caminetti. Se i prezzi dell'energia non si abbasseranno, la consueta ordinanza invernale per contenere i livelli delle polveri sottili, l'annoso problema della Piana di Lucca, darà un ulteriore colpo economico alle famiglie. Il divieto di accendere caminetti e di circolazione dei veicoli più vecchi quest'anno potrà rappresentare un problema serio. A lanciare l'allarme il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che a nome anche degli altri comuni della Piana fa un appello alla Regione per avviare un confronto serrato su questo tema, con l'obiettivo di evitare che le famiglie subiscano l'ennesimo contraccolpo della crisi energetica. I prezzi dell'energia che sono andati alle stelle ci impongono una riflessione nei confronti delle famiglie. Alcune famiglie saranno in forte difficoltà a rispettare tale ordinanza, in particolar modo nella parte in cui si parla della non accensione dei caminetti. Quindi è urgente ora, in questa fase, prima che la situazione si presenti, ragionare con i sindaci della Piana e con Regione Toscana per trovare una soluzione, un punto d'equilibrio che tuteli la qualità dell'aria ma non faccia ulteriori danni economici alle famiglie, perché gli amministratori devono sempre contestualizzare le loro decisioni e ci dobbiamo sempre mettere nei panni dei cittadini. La puntata di Per Contro, andata in onda mercoledì sera, ha trattato della 72esima giornata dedicata alle vittime di infortuni sul lavoro. Nessun passo indietro sulla sicurezza, neppure di fronte al caro energia. Lo ha garantito il direttore di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi, nel corso dell'ultima puntata di Per Contro, dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A me non risulta che ci siano neanche pensieri di risparmiare sulla sicurezza. È chiaro che c'è una grande preoccupazione sul costo dell'energia e del gas, perché fatto 100 il consumo di gas in provincia di Lucca, il 70% direttamente o indirettamente è utilizzato dall'industria. I numeri degli infortuni sono tornati a crescere nel 2022, come mostrano i dati presentati da INAIL, sia a Lucca che nel resto della Toscana, dove è ancora drammatico il bilancio dei morti sul lavoro, 46 solo nei primi 8 mesi dell'anno. Tra i punti critici evidenziati non solo la prevenzione e i controlli, ma anche l'odissea del reinserimento nel mondo del lavoro di chi ha subito infortuni gravi. Le liste sono molto lunghe. Purtroppo, diciamo, nella provincia di Lucca gli iscritti sono all'incirca oltre 4.000, però i posti non ci sono. Ci sono alcune aziende che preferiscono pagare la multa piuttosto che assumere le persone con disabilità, perché pensano che assumere un disabile sia un peso, e invece non si rendono conto che la persona disabile che rientra al lavoro, pur di ben figurare, rende oltre il 100%. Quello che va fatto è ricomporre una visione generale, dove chiaramente ogni istituzione, per le sue competenze, la Regione può delineare i percorsi formativi. La Regione può sicuramente capire se nelle sacche, diciamo così, delle risorse ci sono possibilità, per esempio, di assunzioni ulteriori sul tema dei controlli. Ricordiamoci che le ASL in questo momento, soprattutto per quel tipo di dipartimenti, sono impegnatissime su tutta una serie di controlli. Ci spostiamo adesso a Querceta perché c'è stata grande commozione per la cerimonia funebre per l'agente di polizia municipale morta durante un incidente domenica pomeriggio. Si è svolta in un'atmosfera di grande commozione e dolore la cerimonia per il saluto dell'agente di polizia municipale di Pietrasanta, Anna Lucarini,
tragicamente scomparsa nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio lungo la via Sarzanese. La salma è partita dalla sede della Croce Bianca di Querceta alla volta di Carrara per la cremazione e a scortare il carro funebre era presente il picchetto d'onore con l'intero comando di Pietrasanta schierato. La tragicità della scomparsa dell'agente lucarina era evidente, con la famiglia incredula per quanto accaduto, accolta dall'abbraccio dei colleghi di Anna, dal comandante Fiori, il sindaco Giovannetti e l'assessore alla Polizia Municipale, Tatiana Liori. Presente alla cerimonia anche rappresentanti degli altri comandi di Polizia Municipale, oltre al dirigente del commissariato di Polizia di Forte dei Marmi e al comandante della caserma dei Carabinieri. Una volta lasciata la sede della Croce Bianca, il carro funebre è stato scortato dal corteo delle auto di servizio fino all'imbocco dell'autostrada, dove poi ha proseguito il suo viaggio verso Carrara. Intanto sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire le cause dello schianto che ha provocato l'incendio dell'auto e la morte della donna. Al vaglio le testimonianze degli automobilisti presenti al momento dell'incidente e del marito della donna che era al volante e che ha riportato una ferita ad un piede. Ci spostiamo adesso in centro storico a Lucca, dove si stanno allestendo i padiglioni per i comics. Torna anche quello di l'ex Campo Balilla, che non si vedeva dal 2019. È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2022 di Lucca Comics e Games, che prenderà il via il 28 ottobre. Dopo i 2 anni di pandemia, la manifestazione torna praticamente al massimo delle sue potenzialità. Il segno più evidente è il ritorno della mega Tenso struttura all'ex Campo Balilla, quella riservata al mondo dei games, che non veniva più innalzata dal 2019. Anche le piazze del centro storico tornano ad ospitare in pienezza gli stand della manifestazione, tra queste anche Piazza Santa Maria, dove il montaggio delle strutture è iniziato in questi giorni. Anche qui, a partire da domenica 16 ottobre, partiranno i divieti di sosta e di transito per consentire il montaggio degli stand e successivamente lo svolgersi delle iniziative, divieti che termineranno l'11 novembre per consentire la rimozione delle strutture. Nel frattempo va a gonfie vele la prevendita dei biglietti. In totale, fino ad adesso, ne sono stati venduti circa 260.000. I giorni più affollati saranno sabato 29 e domenica 30 ottobre, per i quali sono già stati staccati rispettivamente 72.000 e 70.000 biglietti. Ammontano a circa 6.700.000 euro le risorse statali che verranno convogliate alla Regione Toscana per il Fondo per lo sviluppo della montagna. Più valore e più opportunità ai territori montani. È l'obiettivo che si prefigge la Regione con il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito per finanziare iniziative definite con la compartecipazione delle Regioni e dal quale alla Toscana arriveranno 6.700.000 euro. Una cifra che la Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora Stefania Saccardi, ha deciso di convogliare tutta, previo via libera del Dipartimento Affari Regionali del Ministero, sul bando per la montagna, che già ha una dotazione di 2 milioni di euro, ma al quale la Regione destina da subito altri 2 milioni di risorse proprie. Quando le risorse statali saranno accessibili, per i territori montani toscani ci sarà dunque un totale complessivo di quasi 9 milioni in più, che serviranno per migliorare l'accesso al digitale e contrastare lo spopolamento, tutelare i territori montani e promuoverli, salvaguardare l'ambiente e la biodiversità, ma anche sviluppare le attività agrosilvopastorali, valorizzare le energie da fonti rinnovabili e gli interventi di prevenzione sul dissesto idrogeologico. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, tra poco la pagina sportiva.